ho avuto tante esperienze con Cadricalà quando era segretario generale della presidenza del Consiglio, poi quando è stato sottosegretario, io ero ministro, io ero capogruppo, quindi la consuetudine anche istituzionale era intensa, la sua capacità di risolvere problemi, di portare saggezza e competenze anche poi nella vita privata. Riguardo l'ultimo WhatsApp che ci siamo scambiati martedì, il giorno prima di questa enorme tragedia, su temi il turismo a Roma, potevi chiedere a Antonio qualsiasi cosa, il parere su una legge, un ricorso complicato o un tema della vita produttiva e sociale del paese. Un uomo che avrebbe potuto ricoprire qualsiasi incarico in questo paese e chiunque avrebbe detto bene, perché le sue qualità, ha ricoperto tanti incarichi, ma avrebbe potuto fare ancora di più perché le sue qualità, la sua competenza, la sua saggezza sono sterminate, e ovviamente questo epilogo ci lascia pieni di dolore e ci fa interrogare poi la natura umana, che resta un mistero. Del tutto inaspettato. Ma guardi, io pomeriggio prima parlavamo del turismo, in questi giorni del governo si commentava, e lui schivo si chiamava fuori perché evocato dai giornali dicendo no io non ho un interesse, si era mai da alcuni anni proiettato nell'esercizio della professione forense con grande qualità e competenza dopo tanti incarichi istituzionali. Quindi nessuno ha avvertito questa tragedia che incombeva, ripeto, una persona che anche su argomenti secondari ti risponde con tempestività, non crea nessun allarme in quelli che lo conoscono, così anche altri amici che più di me ancora casomai lo seguivano. Però ecco, una qualità immensa di cui oggi l'Italia è povera, il contrario di quello che va di moda oggi, insomma, esattamente, in meglio.